Ciao a tutti amici, benvenuti in questa puntata di La recensione del libro. Sigla! Allora, la recensione del mio primo libro che ho finito oggi di leggere, ci ho messo 7 giorni, neanche 389 pagine. E voi direte, come hai fatto? Impossibile! È come quando uno non sa andare a fare le maratone. Quando uno dall'esterno, io le so fare, no? Uno dall'esterno, come fai a fare le maratone? Impossibile. E poi quando uno le fa, no? E beh, è uguale, no? Come hai fatto a leggere un libro? Uno che non legge mai. Allora, ve l'ho già spiegato l'altra volta, no? Brevemente, no? Io ho preso il PDF, no? Cioè, prima ho comprato la versione Kindle. Dalla versione Kindle l'ho trasformato in un PDF usando un software che diciamo che toglie le protezioni, però siccome l'hai comprato a posto, no? Allora, poi dal PDF, usando un sistema che potete avere tutti nel vostro Macintosh, mi traduce praticamente lo scritto in un audio. Ovviamente la voce non è una voce di qualcuno, è una voce, non è che sia meccanica, tipo allora adesso bla 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 bla. Però diciamo che non è che sembra neanche naturale al massimo, perché ad esempio che in America amici, praticamente gli audiolibri sono l'ordine del giorno. Quando esce un libro esce anche l'audiolibro ed è letto da persone che lo fanno di mestiere, no? E anche capibile, non è che arriva uno che inizia a parlare, no, si capisce benissimo. Io infatti il libro di Steve Jobs l'ho sentito in audiolibro in inglese, l'ho capito tutto, e questo è quanto, no? Allora io probabilmente l'ho fatto tutto in audio, 19 capitoli, perché poi selezionavo il testo di un capitolo, facevo l'audio, poi tra l'altro sta piovendo di brutto, e quindi questo è quanto, no? Allora, partiamo subito con la recensione. Praticamente la prima parte del libro parla molto, anche in abbastanza dettaglio, della guerra al narcotraffico negli stati del sud dell'America, dell'America Latina, no? Diciamo che la prima... Allora, innanzitutto bisogna dire che è incentrato tutto sulla la droga, la cocaina in particolar modo, in tutto il mondo. Allora, la prima parte è molto cruenta, praticamente parla delle bande, dei cosiddetti cartelli. Io non so perché vengono chiamati cartelli. Si vede che una volta c'avevano un cartello fuori dalla porta, non lo so. Qui si vende la cocaina, non lo so. Comunque viene dai cartelli, in inglese cartel. Allora, dice anche un po' come un po' sono iniziate ste gang. Ad esempio parla quelle del Guatemala, c'erano i famosissimi Kai Bill che uccidevano tutti. Poi c'erano, poi hanno parlato quelle della Colombia, poi del Salvador, delle Honduras, tutte queste bande che ce ne sono un sacco. Cioè nell'America Latina ce ne sono un casino. In Messico ci sono i famosissimi Los Zetas, che la Z, lo Z vuol dire le Z, no? Le Z perché Z era tipo un coso, un'abbreviazione anche militare o della polizia, non lo so. Te potevi essere un Z24, Z25, allora non capisco. Però è il comune denominatore di queste bande del Sud America che sono violentissime. Poi quando uccidono le persone non è che le uccidono a colpo in testa, no, no, c'è tutto. Robe speciali che non vi sto a dire, li potete leggere nel libro. Allora, poi da lì inizia a parlare della mafia russa, che diciamo anche loro hanno fatto la loro parte. Poi inizia a parlare, strano che non ha parlato di Boston George, che Boston George, conosciamo tutti, George Young, uscito recentemente dal carcere, cioè l'anno scorso. Ve lo ricorderete sicuramente nel film Blow con Johnny Depp. E la Madonna! Due gocce, il finimondo, tutto intasato. Perché colui, adesso come lo dice anche nel film,
cioè in quegli anni lì era il maggiore esportatore di cocaina negli Stati Uniti, tipo l'80% la esportava lui. E gli avevano dato un po' di anni, poi era uscito il 94, non aveva neanche un soldo, allora ha rifatto un colpo e l'hanno ribeccato e gli hanno dato altri 30 anni, poi ne aveva di più, ma è un po' come Corona, per 4 kg o 4 foto, vabbè, Corona, diciamo, dovevano dargli di più, poi è uscito, ieri è uscito. Comunque, fatto sta che mafia russa, poi parla della mafia italiana, parla anche di persone italiane che però stavano dentro queste bande qui, come non mi ricordo come si chiama, Mancuso, che però questo viene catturato, poi la polizia americana che cerca di contrastare un casino. Gli ultimi capitoli sono più burocratici, ad esempio c'era uno, le banche americane come hanno riciclato tutto il denaro. Il denaro, ma perché si dice denaro o danaro? Questo danaro. Allora c'è la Bank of America. Allora iniziamo dalla Wachovia. Wachovia è una banca che non so se in Italia c'è. Qua è arrivata e poi non so, di punto in bianco è svanita, no? Sarà stata comprata da altri. Però fatto sta che lei ha iniziato a riciclare un sacco di denaro provenienti dal commercio del narcotraffico. Poi c'è stato un certo Marvin della polizia di Scotland, di scozzese inglese, che ha cercato di mettere il naso. Inizialmente non lo cagava nessuno, poi lui ha parlato con americani della FBI, non lo so, e alla fine è scoppiato un putiferio. Wachovia ha dovuto pagare un sacco di soldi, bla 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 bla, una minima, tipo 50 milioni di dollari contro i miliardi che ha fatto, ma questo è un altro discorso. Se fosse un film sarebbe, non lo so, paura, che film è. Poi, ma questo di Wachovia niente di che, quello che mi ha più colpito è Bank of America, che ha, come si dice, ripulito, money laundry lo chiamano, no? Cioè riciclaggio, milioni di dollari attraverso uno che aveva un ranch in Oklahoma, no? Allevava cavalli, stranamente, non si sa come mai, vincevano sempre. Questo qui non era niente poco di meno che il fratello di uno dei capi dei Los Zetas, del cartello messicano, no? E soldi, scoppiato lo scandalo, ha pagato... Ah no, non ha pagato niente, perché da quello che si è potuto trovare, Bank of America aveva agito normale, non si era accorta di niente praticamente, in buona fede. Pensate, gli strasoldi che ruotano intorno a tutta sta droga, capito? Drogato! E questo è quanto. Poi un capitolo, il capitolo rotte, parlano come vengono portate la cocaina dalla Colombia o dai paesi in Europa, in Stati Uniti. Addirittura Pablo Escobar aveva sottomarini, perché un conto la barca ce la vedi, ma il sottomarino, ma è vero che il sottomarino costa uno stracasino di soldi, però veramente uno magari non è che pensa caccia Ottobre Rosso, però un sottomarino è un sottomarino, no? Caccia Ottobre Rosso costa un sacco, Ottobre Rosso costa un sacco, però magari aveva di quelli lì tipo, non lo so quanto grande, non lo dice quanto grande. Fatto sta che poi usano anche imbarcazioni adesso, anche tipo regate, proprio anche quelli a vela, no? Perché sembrano meno insospettati, non è che arriva uno fuori bordo così, dai, quello si vede subito con droga, invece arriva uno con la sua bella barchetta a vela, issi la fune e basta. Poi adesso poi la cocaina viene trasformata in cocaina liquida, quindi si può andare dappertutto, la possono mettere nei serbatoi delle navi, lo mettono nelle scatolette, nelle lattine, lo mettono dappertutto, nei barili del petrolio.
Addirittura, questa è bella, questo è ingegnoso, praticamente. Cioè, vabbè, ingegnoso, ci sono molti metodi ingegnosi. Uno che viene descritto è che praticamente avevano fatto dei blocchi di marmo con dei buchi dentro, e dentro questi buchi c'era dentro. Poi chiudevano con del marmo, pasta di marmo, sembrano dei blocchi veri. O li ha scoperti? C'è da dire che per uno, cioè, uno dice, l'abbiamo scoperto qui, professore. Chissà quanti, la droga c'è, quindi, ma chissà quanti non ne scopro, perché per uno che ne scopre vuol dire che sei stato proprio fortunato. Ma se uno dicesse li scopriamo tutti, allora non li scopriamo tutti per niente. E questo è quanto. Poi parlava dei cani antidroga. C'era c'è un cane che si chiama Agnes, è il cane più ricercato di tutta la Colombia, vive sotto scorta perché ha il fiuto, ovviamente, che ha fatto scoprire un sacco di carghi, battente bandiera. E quello sì che è un cane, non certo di du du da da di du do e Harley. Questo è quanto. Poi parlava oggi, tra l'altro oggi è venuto un russo, e adesso che ho letto il libro, tutte le persone che non siano come me dicono, quello lì, guarda quello quanto ha spacciato, si vede dagli occhi. Comunque, fatto sta che è arrivato un russo, e russi a Jacksonville già puzzano, perché poi al lavoro qualcuno ha detto che praticamente a Jacksonville c'è proprio una famiglia di russi che malavitosi, proprio un clan. E allora appena arrivato al cappuccio, bel taglio di cappuccio, sei fantastico, sei il più bello di tutti. E basta, questo è quanto. Poi poi niente, il libro secondo me è molto bello. Però è un po' così, un po' triste. Cioè, non potevano fare un libro tipo Barzelletta, no? Aspetta, poi c'era il capitolo, fammi ricordare i nomi dei capitoli. C'era cani rotte 000, l'ultimo capitolo. Poi c'è, non lo so, poi ci sono, vabbè, ci sono intermezzi, cocaina, la piglia quello, piglia quello, piglia quell'altro, lo piglia il tassista, lo piglia la casalinga, la piglia questo, lo piglia lì, lo piglia là, poi alla fine, magari la pigli anche tu. Quella era bella, è il finale twistato, no? Allora, a questo proposito, poi parla di Gerard Blanc, la madrina di Miami, che l'avevo già sentita. Praticamente c'è il padrino, lo conosciamo tutti, figura maschile, e poi c'era questa qui, la madrina, cattivissima, che è stata poi uccisa in Colombia. C'è da dire che qui a Jacksonville ci sono un sacco di colombiani, quindi state attenti come parlate. Secondo me i colombiani sono bravissime persone, guarda, nulla da eccepire. Poi adesso ho iniziato Gomorra già non mi piace. Ho iniziato sempre con la solita tattica, cioè io lavoro, mentre lavoro sento sbudellamenti vari, molto bello, no? Rilassa, insomma, ti rilassa. Fatto sta che Gomorra, come è iniziato, non mi piace. Ho sentito due capitoli, ma che palle, ci sti cinesi. Il pezzo bello è che i cinesi, non so, questi qua, perché sono, è un po' come il film per il momento, no? C'è queste compagnie che fabbricano vestiti, ci sono dei cinesi che lavorano. Allora diceva che i cinesi nella stanza tutta chiusa scorreggiano di brutto, un odore dolciastro, perché mangiano merda.
mangiano ste cavolo di robe cibi dolciastri che mangiano scorreggiano di brutto. E questo era bello, adesso noi vogliamo sapere, è una licenza poetica o veramente c'è proprio la cronaca dei fatti? Rob, facci sapere. Poi questo è quanto, questo è quanto. Poi allora stasera voglio vedere come si chiamano quelli? Gerardina Blanco. Poi parlava anche di un giornalista povera parera. Fatto sta che il giornalista ha fatto un documentario su queste bande del El Salvador, la temibilissima Mara 13, che poi sono quelli che a Milano hanno macettato il capotreno, no? Perché loro prediligono i coltelli e i maceti, no? Allora, i colombiani la sega elettrica, per qua, si vede che sono molto boscaioli, no? Però questo è quanto, no? Allora, praticamente, questo giornalista ha fatto un documentario su di loro e gli diceva: ma sì, ma questo è un documentario che non verrà mai in Salvador, state tranquilli che non verrete riconosciuti, no? E invece il documentario ha fatto un sacco di successo, si chiama La Vita Loca, non quello di Ricky Martin che c'è anche il CD, amico, non è Ricky Martin che c'hai tutta la completa discografia, si chiama La Vita Loca, lo potete trovare su YouTube. Infatti stasera me lo devo subito sparare per stare in tema, insomma. Allora, lui però è rimasto in Salvador, allora con una scusa e un'altra alla fine l'hanno ucciso. Allora ci guarderemo. No. Ma porca puzza, cos'è sta coda? Allora, questo conclude la recensione. Un film, un libro che consiglio a molti di voi. Un libro molto duro, con dei risvolti che fanno capire molte cose. Allora ci vediamo la prossima volta per la nostra rubrica Un Libro Review. Perché adesso che sono diventato colto, volevo dire. Sono diventato un culto, no? Noi gente intellettuale, scrittori dell'avanguardia moderna. E questo è quanto. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.